i 10 motivi che tengo lontane le persone dall'arrampicata, oggi ti voglio parlare del problema alle ginocchia. Ho problemi alle ginocchia e quindi non posso fare attività e posso fare sforzi. Sì, è vero, non puoi fare sforzi, però oggi ti voglio parlare del perché ti conviene arrampicare e alcuni accorgimenti che dovrai adottare per non ovviamente acuire o il dolore o la patologia. Io ho un'esperienza di 3 operazioni alle ginocchia, di cui 2 meniscoli, quindi menisco destro e menisco sinistro, e poi la rottura della rotula al ginocchio sinistro. Questo mi ha permesso di capire ancora più profondamente, direttamente, quello che io poi insegnavo e quello che io ora sostengo. Non solo ho continuato a arrampicare come prima esattamente, sono riuscito a recuperare in tutte e 3 le operazioni nel giro di 2-3 settimane, ovviamente facendo gli esercizi specifici nell'arrampicata, non al di fuori dell'arrampicata, perché tutto quello che facevo al di fuori dell'arrampicata fondamentalmente mi infiammava, i siringoni che tiravano fuori il liquido dalle ginocchia che mi si gonfiavano. Quello che permette il recupero e la riabilitazione sia dei problemi articolari ma anche muscolari è proprio il tipo di lavoro che viene fatto con l'arrampicata. È un lavoro anaerobico e isometrico. Ogni singolo segmento del corpo viene tenuto sotto controllo e non lavora a pieno carico. E non mettiamo completamente tutto il peso o su una gamba o sull'altra gamba. Possiamo aiutarci con le mani come se stessimo su delle grucce, scaricando parte del peso. Io ho un approccio molto morbido e lavoro con il corpo molto, sembra frenato, ma in realtà io sto nelle posizioni, mantengo la posizione, questo vuol dire che io utilizzo propriamente l'isometria, quindi io mantengo posizioni anche muovendomi, però guardate il ginocchio, piano piano, tanto peso sta sulle mani e il resto sulle gambe che viene gestito, vedete? Però non è che non faccio movimenti a scatti e in più lavorano sempre in asse le gambe, quindi io devo stare attento proprio a farle lavorare, diciamo, in questa maniera qua. Quello che potrebbe dare fastidio e quello che bisogna evitare l'arrampicata, soprattutto per chi ha problemi alle ginocchia, è proprio questo lavoro qua, la torsione, questo lavoro qua, questa torsione qua bisogna stare molto attenti, soprattutto se non si lavora con la punta del piede, potrebbe andare a delere i legamenti. Per quanto riguarda il menisco, invece il problema del menisco è quando siamo troppo accosciati, quello è pieno carico, gli strappi, quello potrebbe dare problemi. La posizione in laterale col ginocchio addirittura al di sotto del piede, questa è una delle posizioni proprio da evitare, questa qua. Questa vuol dire che abbiamo una leva mostruosa sul ginocchio. Questo che vuol dire? Non è che in assoluto uno deve evitare gli esercizi, il problema è che bisogna vedere come si fanno, quindi con quale intenzione, con quale controllo viene effettuato il carico, lo scarico del peso e il carico dell'articolazione. E all'inizio comunque eviterei le cadute, quello è abbastanza, a meno che non sono comunque basse, quindi lavorare su poca altezza. La prossima volta vi parlerò delle problematiche alla schiena. Si può fare. Conviene. Rimani connesso. Iscriviti al canale. Alla prossima.